andare oltre gli schemi imposti per squarciare il velo di silenzio che avvolge un tema rimasto semi-ignorato per troppo tempo, l'accesso al benessere sessuale anche da parte delle persone con disabilità. E' attorno a questo tema che si sviluppa l'idea progettuale del convegno Benessere Sessuale e Disabilità Oltre i Tabù, in programma giovedì 10 maggio a Bitonto all'interno dell'auditorium Tina Clemente dell'ITE Vitale Giordano. L'evento, organizzato dalla rete delle organizzazioni dell'area della disabilità, prevede i saluti istituzionali di Arcangelo Fornelli, dirigente scolastico dell'ITE Vitale Giordano, scuola partner dell'iniziativa, e gli interventi di Salvatore Ruggeri, assessore al welfare della Regione Puglia, Michele Abaticchio, vice sindaco metropolitano di Bari, e Giuseppe Tulipani, garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. Sul tema relazioneranno Giuseppe Elia, professore ordinario al Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Bari, Vincenzo Gesualdo, psicoterapeuta, sessuologo e dirigente dell'ASL di Bari, Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, e Max Ulivieri, responsabile del comitato Love Giver per l'assistenza sessuale in Italia. Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della ROD e sul sito di Eventi in Diretta. Le persone, quando pensano alla sessualità, pensano in genere al rapporto sessuale e non a tutto quello che dietro la sessualità sta. Cioè, la sessualità è un linguaggio basato sui sensi, è conoscenza, è esplorazione, è contatto, è vita. Cioè, non esiste vita senza la sessualità. Dopotutto, noi viviamo grazie a un rapporto sessuale. C'è un immaginario collettivo che espropria la sessualità dal punto di vista estetico e quindi anche dal punto di vista etico ai soggetti con handicap, come se essi, se loro non avessero gli stessi diritti degli altri, avessero diritti, non solo diritti diversi, ma avessero assolutamente bisogni diversi, come se il desiderio sessuale non dovesse abitare le loro anime. Possono realizzarsi delle situazioni di isolamento sociale, di regressione, di esibizionismo, che in qualche modo non sono il risultato della patologia, ma il risultato di un processo di isolamento sociale, di negazione di alcuni diritti che portano poi l'individuo a isolarsi dalla società e non accettare. È chiaro che nel momento in cui c'è l'accesso al benessere sessuale, non è che cambi la vita della persona, la persona in qualche modo implementa la sua esistenza con delle situazioni in cui lui conosce le persone, si confronta con gli altri e accede ai livelli di intimità che sono, diciamo, naturali per tutti. Questo che è evidentemente un bisogno che è stato più e più volte rappresentato dalle famiglie, magari nel segreto delle confidenze, no, personali fra mamme, fra papà, fra genitori in generale. È chiaro che la rete l'ha voluto incarnare proprio con la consapevolezza e l'idea di andare oltre il tabù, perché è chiaro che molto spesso questo tema vissuto nella segretezza di ogni famiglia purtroppo e ahimè ha dei risvolti anche a volte come dire impensabili, perché le famiglie molto spesso si sostituiscono a delle necessità fisiologiche dei loro figli, dei loro cari, e quindi nell'affrontare questo tema con il nostro territorio, nel nostro territorio, per il nostro territorio, l'idea è proprio quella di provare a pensare di avere davanti strade percorribili e quindi obiettivi raggiungibili. Il tema del benessere sessuale legato alla disabilità è un tema che non viene affrontato in maniera organica in tutta Italia. Il nostro auspicio è che la Puglia lo possa affrontare in maniera virtuosa. Non penso che ci sia bisogno di spiegarvi quanto sia importante la sessualità. Questa dovrebbe essere una decisione di ognuno di noi, una libera scelta. Purtroppo, a volte, per delle situazioni con gravi disabilità, questa scelta non esiste. Per questo abbiamo pensato che ci possano essere delle persone che aiutano anche questo aspetto della vita di una persona con grave disabilità. Abbiamo trovato ovviamente enormi difficoltà sotto il livello della legge in Italia, le difficoltà di creare una professione riconosciuta, però ci stiamo lavorando sia a livello
nazionale che a livello regionale. Una regione potrebbe sperimentare questa figura anche se a livello nazionale non c'è ancora una legge specifica. Quindi speriamo che qualche regione si faccia avanti con coraggio e iniziamo a sperimentare questa figura nella propria regione. Potrebbe anche essere la Puglia, chissà.